Ciao a tutti ragazzi, qui è Zio degli Animali che parla. Oggi vi faccio vedere il mio giacoleopardino che sta mutando. Come potete vedere, a differenza del solito, ha la pelle molto più chiara e in alcuni punti, come possono essere magari ad esempio le braccia, le zampe, come tipo a livello delle ascelle, se vedete ha un po' tipo la membrana appunto che è la pelle che si sta staccando, vedete? Questa qua può essere molto fastidiosa per loro, infatti spesso quando è tempo di muta, i gechi iniziano a strisciarsi sulle pareti per cercare di togliersi la muta. Adesso un attimo agitata, giustamente, però visto che a me non piace vederli che si strisciano o sulle pareti o sugli arredi del terrario, gli do una mano aprendola. Come vedete, la muta è tutta fatta, non ha residui o pezzetti, infatti viene via proprio facilissimo, come se fosse carta, diciamo così. Solitamente questa cosa non va fatta con alcuni animali, come ad esempio i draghi barbuti, perché può essere che la pelle non sia come questa qua che è subito pronta tutta insieme, ma che magari sia ancora un po' fresca e rischiate di andare a ferire gli animali. Mentre animali come ad esempio il camaleonte è assolutamente importante non toccarli e non dargli fastidio. Al massimo si possono un po' umidire nebulizzandoli e dargli una mano che si tolga bagnandola. Io ad esempio adesso alle zampe preferisco non toglierla perché le dita sono molto delicate e c'è il rischio che tirandola all'improvviso c'è il rischio che magari si porta via un'unghia o un dito e potrebbe essere un problema. Adesso vediamo. Viene via abbastanza, ecco, adesso qua non viene via, io gliela lascio e le passerà il resto della giornata a tirarsela via mangiandola. Adesso si calmerà un attimo. E niente, volevo solo farvi vedere questa cosa qua. Vi ricordo a tutti che gli animali, i rettili in generale, mutano sempre fino al giorno in cui muoiono. E ogni volta che fanno una muta vuol dire che sono cresciuti un pochino di più di dimensioni. È un processo che appunto continua per sempre, quindi non esiste un limite massimo a cui un animale può arrivare, ma facciamo per ipotesi che se un giacoleopardino che vive solitamente dai 10 ai 15 anni vive 30 anni, probabilmente sarà molto più grande rispetto a un geco standard, diciamo così. Spero che le cose che vi ho raccontato siano abbastanza interessanti e ci vediamo nel prossimo video.